Ciao a tutti, sono Spiga98 e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Siamo su TechCraft e vado a dormire subito prima che mi stuprino come l'altra volta. Subitissimo, come al solito. Scusate un attimo che controllo una cosa. Ok, allora, oggi dovremmo finire, oddio, la lambrada trick track e bombe a mano. Citazione. Ho visto uno scheletro prima. Uno scheletro. Sarà caduto? No. Spiga non crede che sia caduto, però controllo lo stesso. Spiga l'ha visto, ma non lo teme. Lo temiamo noi? No. What? Ti ho one shottato. Oddio. Scusate per il lag, ma ho proprio appena acceso il computer, non ho detto neanche il tempo di caricare praticamente. Stavolta è colpa mia. Mia colpa, mia colpa. Allora, what? Abbiamo fatto il relay. Bene, piazziamo il relay. Allora, noi dobbiamo fare in modo che quello che taglia l'harvester, cioè la legna, il sapling e le mele, vengano trasportati in diversi barrel, ma i sapling vadano qui. Una volta che qua si riempie, si devono conservare in un barrel. Quindi innanzitutto ci prepariamo la zona, ci facciamo degli strumenti perché li abbiamo finiti tutti. Quindi facciamo materiale, sì, per fare una pala. Scusa. Sì, anche per fare il. Qua abbiamo sticky. Ok, so che non c'era bisogno, però non me ne frega niente. Ci prendiamo la pala. E poi ci facciamo un bel picconcello. Ritiriamo tutto, però il picconcello ce lo mettiamo qui. Non so perché ho questa abitudine, però sono dettagli. Dobbiamo farci un bel po' di spazio. Scusate, fatemi controllare il volume, va bene. Magari già che ci siamo aumenta anche un po' la sensibilità. No, 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 assolutamente no. Allora, dobbiamo prepararci lo spazio qui perché dovremmo aggiungere diverse cose. Avevamo fatto dei barri. Sì, poi lo renderò più... come si dice, più naturalesco, ecco, più o meno così. Ecco fatto, ora sembrerà un taglio normale, naturale. Va bene, dobbiamo fare un bellissimo, un bel taglio, che ne so, al di sopra di qua. Sì, qui. 1 2 3 2 3 2 3. Perfetto, ora siamo praticamente pronti. Qua magari un'entratina, va bene. Abbiamo dei barrels, abbiamo dei pneumatic tubes, quindi iniziamo subito. Allora, posizioniamo questo al contrario, mi raccomando. Si può distruggere? Sì, tutti puoi distruggere? Sì, gracias. Facciamo così. Vediamo se ci riusciamo. No, assolutamente no. Come posso mettermi? Non posso distruggere questo perché mi servirebbe la wrench, che io puntualmente non ho. Ma no, che non debba salire in alto. Però c'è l'albero che tra l'altro mi butta giù, sottolineo. Ho un'accetta? No, non ho un'accetta. Perfetto. Ma sì, ma distruggiamo la mano. Oh, senti, fa chiù. Perfetto, ora dovrebbe essere a posto. Dovrebbe. Perfetto. Sì. Allora, questo prende... No, ho fatto una cazzata. Porcaccia, una puttanaccia. Allora, qua va il macchinario, qua... ho fatto una cazzata più grande di me. Ecco, bastava fare così. Sempre i soliti, siete sempre i soliti. Bene, a te ti tolgo. A te ti metto, non mi ricordo mai da che parte si mette e non lo vedrò mai. Allora, lo prendiamo, lo poggiamo qui e vediamo che sì, va così. Sì, va piazzato da dietro. Oddio, in che senso? Vabbè.
Va bene, sì. Perfetto. Allora, questo si occuperà di prendere gli oggetti da qui perché questo macchinario è un po' stupido, perciò non ci si possono attaccare direttamente i pneumatic tube. Quindi ha bisogno di questo. Mettiamo un tubo qui e facciamo in modo che, per prima cosa, mettiamo un barrel. Per prima cosa, allora i barrel accettano solo allora i barrel, quando, oddio, quando vengono collegati con dei pneumatic tube, accettano solo dall'alto, ok? Perciò noi facciamo in modo che per prima cosa si depositino, che ne so, le mele. Poi, una volta che si sono depositate le mele, qua abbiamo bisogno di un po' di cover. Abbiamo un po' di cover? No, ma le facciamo subitissimo. Su Reeducational Channel. No, però facciamo così. Facciamo così. Poi vi spiego il perché. Cioè, in realtà non è che ci sia molto da spiegare. Le cover si dimezzano, cioè, si sdoppiano. Perché sono la parte più piccola, perciò ne facciamo soltanto uno stack, così non riempiamo ceste inutilmente. Oh, ho sbagliato, devo mettere a te, brutta bastarda. Volevi scapparmi? Volevi sfuggirmi? Bene, mettiamo una cover qua, anche se non serve, però la mettiamo. Cioè, in realtà, boh, potrebbe creare qualche problema. Potrebbe sputtarci le cose. Va bene? Eh sì, ho fatto una cazzata. Va bene? No, non ho detto no. Perché il tubo va messo qui. E non si collega su. Senza questo vi faccio vedere che si collegava anche su. E probabilmente sputtava le cose. Ok. Questi non valgono come un blocco. Per questo è possibile metterci una cover tra una e l'altra. Qua facciamo depositare il legno. Questa è una cosa un pochino più complicata perché vi spiego. So Diego, vi spiego. No dai, per gli scherzi, perché una parte di legno deve andare qui. Infatti ho fatto una cazzata, una cassiata. Scusate. No. Io ho fatto una cacchiata perché un po' di legno deve andare qui, deve andare nel barrel, ma un po' di legno deve andare anche qui. Perciò abbiamo bisogno di fare una cosetta un po' scomoda. Però funzionale, vediamo se ci riusciamo. Oddio, ma perché devi farmi così? Scusate, sercino, salciotto. Quando lo smetterai di fare l'indexer? Oh, cazzo, non ti ho chiesto di piazzarti. Allora, qua dobbiamo fare. Ah, tra l'altro, abbiamo bisogno di un po' di cosette. No, cassiarola, ma chi se ne frega? Dai, mettiamo quello. Oh no, no, sì, no. Vediamo un pochino cosa ci vuole per fare il filter. Sono un po' combattuto con me stesso. Questi dovremmo averli. Gold è facile, pistoni e cobblestone. Ma sì. No, 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 no. Potremmo guadagnarci, ma non me ne frega, non ne merito. Assio. Facciamo così. Sì. No, in realtà no, però sì. Sì, no, dovremmo far prima depositare altra roba, basta. Allora, abbiamo bisogno che ce ne siano almeno così. Tipo così, così. In modo tale che ci sia almeno un blocco, a meno che non facciamo tipo così. Mettiamo la scorta di uno stack. E tutto il resto lo riempiamo di terra, in modo tale che non entri niente. Poi vi spiego il perché, se mi ricordo, naturalmente. Ok, adesso continuiamo. Qua si può applicare il tubo? Sì, certo che si può. Certo. Va bene, va bene, va bene. Qua facciamo arrivare il legno, che per metà andrà qui, e per metà andrà in un bowl. Bowl! Così farà una divisione, 50% qui e 50% qui. Qua togliamo questo. Poi lo faremo più funzionale anche qui, purtroppo. Va bene. E poi se i pneumatic. Oh sì. No, no, no. Però abbiamo fatto un altro, perfetto. Fammi pensare, fatemi pensare, fatemi pensare come possiamo fare per essere funzionale. Allora, qui arrivano le mele e si depositano, va bene. Qui arriva il legno, che si deposita per metà qui e per metà lì. Così dovrebbe fare perlomeno. Oh, scusate, perlomeno. Poi rimangono solo gli alberelli.
Anche qui bisogna fare. No, qui bisogna andare. Guarda, non ci basterà mai. Sì, invece, sì, ce la faremo bastare perché adesso mettendo questo qui, magari mettendo una. Sì, perfetto. Proviamo. Così dovrebbe, in teoria, molto teoria elastica, funzionare. Sì, dobbiamo fare un giretto un po' stupido. Allora, mettiamo soltanto. Sì, lo so che potrei farli trasformare in questi, però per adesso non voglio. 0,3, 0,3, sì. È solo una prova. No, no, carino. No, non va bene, non va bene. Andiamo un attimo nel mondo in creativa perché devo verificare una cosa. Devo verificare in che lato accettano le cose. Quello era il nostro bla bla bla. Ce l'avete presente il nostro bla bla bla? Perfetto. Facciamo un filter. Che non ho già. Qua buttiamo giù. Buttiamo tutto. Prendiamo un filter. Poi ci serve un generator. Un generator normale. E del legno. E un timer. Perfetto. È perfettissimo. Allora, mettiamo un generatore. The pneumatic tube, mi sono dimenticato. Tube. 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 Non esistono, quindi dobbiamo fare così. Pneumatic. Ok, poi togliamo la SIP. No, ho fatto una cassiata perché non ho tolto la creative. Perfetto. Utility mode English for the Windows. E proviamo così. Allora, mettiamo così. Facciamo così, se ne fotte. Scendiamo in un secondo. Ci mettiamo del legno e vediamo dove va a finire. Sto facendo una cassata. Ok, ci facciamo una cesta. Sì, lo so che potrei andare in creative, ma tanto vale che faccio così. Mi serve una cesta veloce. Metto un pezzo di legno qui che verrà preso e mandato sopra, ok, quindi non è il posto adatto quello. Allora, ci serve un pickaxe, uno qualsiasi, ma che ne so, ma che ne so, ma prendiamoci la Vajra. Ok, lo facciamo. Perfetto. Sì, sicuramente è così. Fuck you, una vagira. Vagira. No. Ah, no. Facciamo così. Facciamo arrivare un tubo sotto e vediamo se così funziona. Tu vaffamuc. Tu ok. Ti mettiamo un altro pezzettino di legno e tu lo devi prendere. Sicuramente entrerai là. Ok, perfetto. Bastava che mettevo in moto il cervellotto, il cervelletto. Perfetto. Mancano 2 minuti, ma noi lo stendiamo a 6 minuti perché. Perché ne ho voglia. Ecco fatto, esteso, forse anche di più, dai. Quindi probabilmente devo spostare tutto. Ora mi serve una wrench. Ok. Oh. Utility, perfetto, e non sono in creative. Più perfetto di più. Andiamo a dormire, a far la ninna, a far la nanna. Ok, andiamo a fare la nanna, fare la nanna, fare la nanna. Ma è possibile che ogni volta non ce la facciamo? Non ce la facciamo? Non può essere. Per fare una wrench, che dovrebbe essere questa, ci vogliono 3 pezzi di ferro e una wooden gear. Che palle. Wooden gear, non wooden gear, volevo dire stone gear. Ok.
No, non sei tu la chest, sei tu la chest. C'è un po' di ste cozze, dai, 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 esageriamo. Ah, ta, ta, ta. Facciamo così. Tu vai a dormire. Tu vai qui. Ci prendiamo un bello staccozzo di cobblestone. Ok. Ed ecco fatta la cosa. Poi tre pezzettozzi di ferro che per la prima volta ho già cotto. E ci riprendiamo la nostra furnace. Aspettate che mi prendo anche questo. No, che branch ci vuole. Non è che va fatto sopra? No. No. No, porcaccia, no. E che branch ci vuole questa? No. Ti prego. Proviamo a fare questa. 5 pezzi di quarzo. Ne abbiamo? No, non ce l'abbiamo. 5 pezzi di quarzo. 5 pezzi di quarzo. 5 pezzi di quarzo. Non ce li abbiamo. Perfetto. Cioè, facciamo prima spostare questa. Merdaccia. 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 Non ci sei d'aiuto, sappilo. Lo faccio. Vabbè, al massimo lo rifaccio, dai. Resta generatore, ti amo, ti amo, ti amo. Ok. Mangiamo un pochino. E continuiamo. Quindi in sostanza deve entrare da sottio. In realtà questo è messo malissimo, però ci serve una scetta. Una sciaetta. Bla 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 bla. 1, 2, 3. Non ci arrivi, adesso sì. 2, 1, 2, 3. Perfetto. No, tu ci servi, tu no. Perfetto. Ok, ci prendiamo anche questa. Scusate, l'ho spostato dal microfono. Microfono con 3 F. Qua dovrei mettere la terra. Così, più o meno. Poi, allora. Fatemi cipici per pensare. Devo entrare da sotto. Quindi non c'era bisogno di toglierlo. O sbaglio? O sbaglio? Non dico sbaglio. Innanzitutto ci vuole una sostanziale modifica perché abbiamo bisogno che prima riempa quello e poi dopo riempa quell'altro. È più importante prima che riempa questo. Quindi questo mi sa che sostanzialmente poteva rimanere dov'era. Cambia solo il fatto che. Ma chi se ne fotte, lasciamolo così. Questo entra da sotto. Riempie quello. Poi riempie un barrel di legno. Ok, arriva qui. Si divide in due. Poi. Qua c'è soltanto lo spazio per il sapling. E anche qui. Perciò si riempirà solo quello. Questo ce lo possiamo riprendere. E ora riproviamo. Fatemi vedere se c'è qualcosa da modificare. Sembrerebbe di no. Pronti? Partenza. Sì, lo so che non c'è legno. Cioè, in realtà no, non ci avevo pensato, però vabbè, ne mettiamo un pezzo. E vediamo un pochino come va. Allora, vediamo come si comporta. No, mi sono dimenticato qua. Vediamo il legno come si comporta. Si divide, perfetto. Vediamo un pochino, qua che ce ne sono due. Uno va su, perfetto. Vediamo un pochino. Questo va giù perché qua vedo che c'è già qualcosa, credo. In là sarebbe più utile. No, aspettate, dai, 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 lo facciamo lo stesso. Wood? No, non deve entrare lì. No, 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 non deve entrare lì. Adesso vediamo dove va a finire quello.
Visto che qua dovrebbe essere... No. Però noi lo facciamo riempire. Così. Vediamo se va lì. Sì, perfetto. Cioè, perfetto no, perché non è ancora perfetto. Non serve a niente ancora, in realtà. Purtroppo. Siamo a una ventina di minuti, ma facciamo un altro 5. Dai, se ne frega. Ma superiamoci, come ieri. Ieri non mi è venuto per niente male. Non mi ha cambiato niente il fatto di aver... aumentato il minutaggio del video, quindi lo farò anche oggi. Mi sa che da... Guarda, potrei arrivare anche a 30, ragazzi. Dovete solo darmi... dirmi se vi piace. Insomma, se vi piace la serie, io ne faccio anche 50.000. Ma che cazzo succede? No, là non devi andare, porcaccia. Perché qua deve essere sempre pieno di legno. Deve essere sempre, sempre pieno di legno. Ci serve un filter. Abbiamo proprio bisogno di un filter e anche di un computer. Prenderemo questo in prestito. Sì, ce la facciamo salire. Sì. Non dovresti scendere. Brava acqua. Mettiamo un pezzo di dirt. Ricordiamoci di rimetterlo. Se ci serve cobblestone. Cobblestone è il migliore. Ora facciamo così, filter, ci prendiamo un filter che ci servirà per trasformare il legno crudo, tra virgolette, in legno lavorato, il legno non crudo come si dice. Il legno normale, il legno lavorato, quindi in oak wood planks, quindi trasformare l'oak wood in oak wood planks utilizzando delle speciali... crafting table che fanno in automatico il crafting e per portare là dentro soltanto legno lavorato. Naturalmente anche qua funzionerà la storia di dividere a metà il legno, però ne produrremo molto di più per dare corrente a quello. Tanto il legno lavorato e il legno normale danno la stessa energia precisa identica, perciò faremo questa crafting table. In realtà sono ancora indeciso tra quale fare, se fare come si chiamava, si chiama Thor, Ator. Ah sì, Fabricator. Era molto difficile da fare, molto palloso. Sì, in realtà sì. Dai, ci facciamo un auto crafting table. Sti gran cassi. Quindi sono 4 wood, 4 wood gear e una crafting table. Quindi, crafting table. 4 wood gear. 4x4, 16, quindi. Ok, quindi 1, 2, 3, 4. Crafting table, abbiamo l'auto crafting table. Poi il filter si fa con... Dove il mouse? Eccolo qui. 5 pezzi di cobblestone, ce li abbiamo? No, la risposta è no. Ci serve uno stack da tenere sempre dentro quella crafting. La mettiamo qui, ce l'avevo già, porcaccia. Vabbè. Gold, ne abbiamo gold, gold, compro gold. Un gold dust. Vabbè, ne... Amo anche un altro. Lo mettiamo qui. Tu vai a Famuk. Qua è finito. Sì, sei grande, ti amo. Qua smaciulliamo un po', cambiando attrezzo, mi raccomando. Fatelo soprattutto con il computer perché è molto comodo. E soprattutto con i pneumatic tube, copper, dirt, dirt. Drop the dirt, dirt. Dai che ce la fai. Perfetto, grazie. Grazie. Dividiamo così, dividiamo cosa? Yatta tira tira ta. Mettiamo così, facciamo così. Etichetta, etichetta. Ok, prepariamo il crafting del filter. Sì, oggi sono un po' esaltato, devo dire la verità. Non so perché. Poi ci sono tre pezzi di niente, perché non mi ricordo come si fa. Sì. Tre pezzi di legno, cobblestone. Uffa, cuffia. Cobblestone, un ferro e un redstone. È un redstone. Quindi è 1, 2, 3. Porcaccia. Allora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Redstone e gold. Ecco qui un pistone che mettiamo esattamente qui. Poi dovremmo aver cotto i gold ingot. Eccoli qua. Li mettiamo qui. Ed ecco fatto il nostro filter. Allora, il filter ci servirà principalmente per una cosa sola. Per
per estrarre gli oggetti da questa auto crafting table. Adesso noi spegniamo questo, molto che non ci rompa le balls. Allora qui abbiamo uno stack. Allora facciamo così, innanzitutto rompiamo tutto questo. Useremo sempre, scusate, il cellulare. Vaffanculo. Oh, cazzo, aspettate. Ok, ti rispondo dopo. Tanto sai chi sei. Faxiamo così. No, facciamo che. Dai, ci prendiamo questo. Lo mettiamo più in qua. Oddio, sta facendo notte. Magari è meglio se andiamo a nanna. A nanna. Perfetto. Controllo il tempo. Ok, perfetto. Insomma, non proprio perfetto, però. Vediamo. Scusate un attimo, controllo quanto abbiamo registrato e torno subito. Ok, altri 5 minuti, dai. Solo per voi. Quindi mettiamo questa. Allora, la mettiamo più vicina possibile. Quindi facciamo così. Deve essere scollegato completamente. Sappiatelo. Quindi facciamo. Si possono mettere le cose così? Sì, che si possono mettere. Perfetto. No, tu non ti devi collegare assolutamente. Quindi dobbiamo fare così. Perfetto. E poi qua facciamo arrivare gli alberelli. Però prima. Mettiamo il filtro in modo tale che possa prendere le cose da questo lato. Qua dobbiamo dividere. E qua ci mettiamo una crafting. Una auto crafting table. Perfetto. E come crafting mettiamo semplicemente questo. In modo tale che quando arrivino le cose da sinistra, faccio la cosa, poi il resto deve andare lì, che sarebbero gli alberelli, e poi qua si dovrebbe dividere tra quello e niente, perché no, non ho più un cassio. Ma sì, che ce l'abbiamo, dai. No, no, non va bene così, non va bene. Vabbè, ci proviamo lo stesso. Ma sì, ma proviamoci lo stesso. No, ma così non si dividerà mai. Preferirei andare sempre. Ah, ma noi lo mettiamo qui. Sti cazzi. Sì, in realtà in effetti è un po' scomodino. Ma non me ne frega un cazzo. Può essere anche un scomò. Ah, no. Beato chi la capisce questa battuta. Un saggio. In modo tale che faccia un bel po' di. Mi serve molto legno qui. Che entri qui. A meno che. A meno che non riesca a far entrare. Niente, no, 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 non va bene. No, 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 proviamo così, dai. Mettiamo un cavetto qua. Ah no, qui dobbiamo mettere questi. Produce energia, tanta. Energia fantasia, se. No. Vai, 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 vai. Vai. Vai, piccolino, piccolino. Tu sì, ti ho messo. Ah, qua devo dire che deve accettare soltanto e solamente questo. Anche se non serve a niente, però. Perfetto. Qua mettiamo il cavetto. Ci devo mettere il taglietto. Questo alberone gigantesco. Sì, puoi anche velocizzarti. Vai. Abbiamo pochissimo tempo, ti muovi. Oggi arriviamo ai 30 minuti, sai? Comunque vi avviso che tra qualche giorno, forse anche domani stesso, ci sarà l'unboxing del mio cellulare. Le GG2. Scusate se ero incantato. Dicevo, ci sarà l'unboxing delle GG2. Perché lo faccio? Semplicemente per il fatto che il cellulare. Cioè, voi direte che il cellulare non c'entra niente con il canale di YouTube. Perché è un canale da gaming. Sì, ma ci saranno anche dei vlog. E i vlog li registrerò con quel cellulare. Per questo farò. Oddio, la magnetta accesa. Per questo farò l'unboxing del mio cellulare. Perlomeno, pubblicherò il video dell'unboxing del mio cellulare. Spero che il video vi piaccia, però. Vediamo un po' quanto ci rimane. Se magari ce la fa a tagliare l'albero tutto. In questa puntata abbiamo 1 minuto e 20. Sì, che ce la fai, dai. Non mi fare interrompere il video. Vabbè, interrompo. Ci vediamo tra poco. E sta iniziando a tagliare la legna e vediamo cosa fa. Pronti? Allora, un po' va qua dentro. E ci siamo. Va tutta qua dentro, in realtà.
No, 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 non ci siamo capiti, porcaccia. Alberi di merda. No, no, no. Semplicemente per il fatto che non ho messo il timer. Ok. Com'era Pietra? Sì, l'ho chiamato così un attimo fa perché cominciava a stufarmi. Vediamo un po'. Non funziona. Non funziona. Perché non funzioni? Vabbè. Comunque, ti potresti anche, tipo, non lo so, forse muovere? Muovere? Muoviti, muoviti, muoviti. Aspettate, che dato era? Sì, è giusto. Tu hai caricato il programma, spero. Sì. E perché non funzioni? Non lo so. Proviamo a togliere, tipo, il... Cioè, sì, questo. Non c'è niente di impagliato, impigliato. Sì, so quale potrebbe essere il problema, solo che... Che palle. Ma questa freccia che cacchio serve? Boh. So qual è il problema, solo che... Devo craftare un'altra cosa che... ma porca merda, mettiti dritto. Ok, è l'autocrafting table che non va bene. Perché in realtà ci vuole, ci vuole... Ah, ci vuole la cavolo di quella. Ho già dimenticato il nome, quello che ho messo prima. Vabbè, rivedrò il video. Comunque il video è finito. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Io sono Spiga98, mi trovate sempre su Google, su Google Plus, su Twitter e sul mio sito spiga98.x10.mx. E niente, il video è finito. Xiao a tutti, xiao xiao xiao. Ciao.